vertigine, non un campo estivo. Di Maio poi difende l'operato del governo con Bruxelles e lancia un messaggio anche a Salvini. Destabilizzare il governo in questo momento in cui il Presidente del Consiglio sta portando avanti una trattativa difficilissima con l'Unione Europea, prosegue Di Maio, è da incoscienti, e questo lo dico sia al Movimento che alla Lega. Non permetterò che né io né il Movimento veniamo indeboliti da questi dinamiche. Alessandro Di Battista era intervenuto ieri a Catania, alla Russo Lab, un'iniziativa organizzata da Davide Casaletto, prendendo di mira Salvini, accusato di berlusconizzarsi sempre di più, uno che vuole mandare tutto all'aria per mero tornaconto personale, e tentando di stemperare le polemiche con Di Maio. Lo chiamerò e tutto a posto. L'incontro di ieri viene visto però come l'inizio di una nuova fase per il Movimento, anche se Casaleggio nega con determinazione qualsiasi asse contro Di Maio. L'incontro era programmato da tempo, dice il fondatore di Rousseau. Da anni ormai i media tradizionali non fanno altro che sollevare fantasiosi retroscena per dividere i 5 Stelle, non ci sono mai riusciti e non ci riusciranno. Ma sul tema di una deroga al vincolo dei due mandati proposta da Di Battista, vero dogma identitario del Movimento, Casaleggio per la prima volta sembra non chiudere la porta. Il tema dei due mandati è sicuramente un tema di cui si discute oggi e è partita la discussione, ma su questo, su molti altri temi già diversi un paio di mesi fa con l'area di ascolto, noi continuiamo a verificare se le nostre regole siano attuali e questo è un qualcosa che continueremo a fare sempre. Maio su Facebook critica duramente anche Paola Nugnes, vicina alle posizioni di Roberto Fico, che oggi ha annunciato di lasciare il Movimento in aperta polemica con il capo politico per andare al Ministro, lasciando la pattuglia pentastellata a Palazzo Madama a 106 senatori. Luigi Di Maio chiaramente nelle sue parole attacca anche Matteo Salvini, che ieri ha fatto nei suoi confronti una sorta di invasione di campo, ospitando, convocando i sindacati al Viminale entro fine luglio, tema chiaramente questo di politica economica che attiene più al dicastero di Di Maio. Ma Di Maio, dicevamo, attacca Salvini in un momento in cui Salvini mette pressing sul lavoro di Conte con l'Europa, sul lavoro dell'alleato stesso, chiedendo di anticipare la manovra all'estate per ottenere quello shock fiscale che consenta di non dare sangue all'Europa, per dirlo con le parole di Salvini. Di fatto in settimana ci sarà un vertice a precedere il Consiglio dei Ministri. L'Italia sta cercando soldi per disinnescare questa procedura di infrazione. Bisogna limitare il deficit e abbattere il debito. Un vertice politico insieme ai due vicepremier per chiarire la posizione all'interno della maggioranza in vista del Consiglio dei Ministri.